Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, porcacciona, sporcacciona, sporcacciona, stanno continuando ad arrivare una fucilata di leaks per quello che riguarda, di spoiler più che leaks, la Season 5 di Fortnite. Questa mattina, ragazzi, avete fatto i pazzi. Abbiamo visto la nuova mappa con gli animaletti. Beh, la pecora, muoh, la mucca e tanti. Non so come faccia il pipistrello. E dopodiché abbiamo visto anche, ragazzi, parti del finale della Season 4, dove ovviamente continuano a spuntare come i funghi di putrido pantano i portali che risucchiano elementi chiave che troviamo nelle varie city di Fortnite. C'è da dire, ragazzi, che in realtà oggi ho delle info che mi ha mandato il mio grandissimo amico, quello che succede su Twitch e YouTube. Come al solito, ragazzi, sono degli spoiler riguardanti due cose. Il primo, ragazzi, è riguardante un evento unico. Come il lancio del Rocket, in poche parole, voi lo sapete, il lancio del Rocket è inserito dentro una cartella nel codice sorgente di Fortnite, dove la cartella è appunto dedicata agli eventi unici che non si ripeteranno più. Non ho ben capito se è già stato fatto o se lo devono fare, ma ragazzi, abbiamo degli elementi che faranno vedere. Non sappiamo se sia la chiusura della Season 4, non sappiamo se siano dei festeggiamenti per il 4 luglio, ma una roba che presto vedremo tutti nel cielo di Fortnite. E ragazzi, dopo che avrete visto quelle immagini e avrete detto: bravo Xuderello che ci porta le robe, io vi consiglio di aggrapparvi con le unghie alla poltrona o i braccioli della sedia, perché vi sto per mostrare la skin di livello 100 del pass battaglia della Season 5. Io vi dico una cosa, ragazzi, in realtà penso che sia la skin iniziale, non penso che sia la skin finale, però voi prendete l'immagine come vi arriva. Potrei sbagliarmi. Siamo pronti? 5, 4, 1. Sampitili! Eccola qua, ragazzi. Abbiamo una scatola contenente hashtag Sampitili. Un hashtag, cioè una scatola contenente dentro un sacco di petardi, ragazzi. I petardi non sono quelli che petano, sono quelli che esplodono, ragazzi. Questi petardi, ragazzi, faranno parte, come vi dicevo, del nuovo evento unico che vedremo, credo, tra pochissimo. Ah, premetto per tutti quelli che lo vogliono sapere: il Cavaliere Rosso lo troverete questa notte dalle 2, ragazzi. Dalle 2. Mi sono sbagliato ieri, non abbiamo contato il fuso orario. Andiamo avanti, ragazzi, vi avranno già fatto intendere un pochettino quello che potremmo trovare, ragazzi, attenzione. Sciampafaia! Guardalo qua! Guardalo qua, raga! Il mega razzone, tipo la Willy Coyote. E quello della Willy Coyote, ragazzi, è veramente, veramente strafigo, ragazzi. Ci sono dei piccoli rocket dentro un chest, c'è un mega rocket spiantonato lì di prepotenza nel giardino, ragazzi. Manca solo l'ultima immagine. Attenzione, sbrengalewi, ragazzi. Prot! Ecco che cosa vedremo. Sapete come fanno i fuochi d'artificio nelle mie zone? Prot! Come si dice? Vado via dopo questa. Vedremo, ragazzi, un evento. Vedremo un evento unico, irripetibile. In Fortnite, ragazzi, ci saranno i fuochi artificiali, ragazzi. Non sappiamo bene se per celebrare la chiusura della season o per festeggiare il 4 luglio americano. Questo, ragazzi, sono immagini che ci vengono mandate con grandi anteprime da parte del nostro amico, quello che succede su Twitch e YouTube. Ma ragazzi, attenzione, ve l'avevo detto, ragazzi, avremmo mostrato la skin numero 100 del pass battaglia. Quindi, ragazzi, mi raccomando, tenetevi forte, vi dovete tenere forti in una maniera che non vi siete mai tenuti.
Attenzione, 3, 2, 1. Sbombalewi! No, non è quella, non è quella, ragazzi. Prot, eccola qua, raga. Eccola qua, raga. Prot. Questa, ragazzi, sembra essere la skin del... Mi tengo. E questi sono solo i vecchioni che lo sapevano. No. C'è la chat che sta ridendo di prepotenza con la nuova skin. No, ragazzi, è questa, The Corset Captain, che secondo me in realtà, ragazzi, non è questa. Questa deve essere... vi ho trollacchiati. Allora, io credo che questa sia la skin relativa all'inizio. Lo so che anche a me non mi piace, raga. Io penso una cosa. Calmi. No, non è fake. Calmi. Secondo te, questa, ragazzi, non è la skin del livello 100, ve l'avevo già anticipato. Questa, ragazzi, deve essere la skin iniziale, quella che ti danno praticamente quando compri il pass battaglia insieme ad un'altra. Dovrebbe essere il Jungle Ranger. Quindi, ragazzi, il Corset Captain non ha senso, perché non può essere, come si dice... non ha senso che sia... non è un capitano questo, raga, è un cowboy. Questo, secondo me, ve lo posso quasi confermare, è la skin che arriverà all'inizio, all'acquisto del pass, non alla fine. Quindi non vi preoccupate, non siate delusi, tristi o arrabbiati, che secondo me questa non è la skin finale. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su. Un bel pollicione in su, ragazzi, se ancora non lo avete fatto. Ma fa morì. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo stasera in live. Ciao.